Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati con la serie su Clash of Clans delle 90.000 gemme. E con questo episodio supereremo praticamente la metà della serie, dato che la serie è composta da 9 episodi e questo qui è praticamente il quinto, e passeremo dalle 50.000 gemme alle 40.000. E quindi proprio per questo supereremo un pochettino la metà di questa serie. E direi che è giunto il momento di chiedervi come sta andando, tra virgolette, nel senso, vi piace questa tipologia di serie? Continuerete a seguire anche gli ultimi episodi? Ne seguireste una prossima? Magari con la sala del costruttore a livello 6 ci facciamo un'altra gemmata? Fatemelo sapere sotto con un commento e soprattutto fatemi sapere quanto li volete lunghi questi episodi, perché è veramente un dilemma che c'è sotto ogni video di questa serie: da 10 o da 20 minuti? Fatemi sapere anche questo sotto nei commenti, però più che altro fatemi sapere se continuerete a seguirla e soprattutto se ne seguireste una prossima alla sala del costruttore a livello 6. Ovviamente fatemi sentire tutto il supporto, superiamo come al solito i 5.000 mi piace, raga, e mi piace sono importantissimi, e soprattutto condividete la serie con i vostri amici. Detto questo, scusatemi la intro un po' lunga, però era doverosa perché siamo proprio a metà serie e volevo sapere un po' la vostra opinione più nel dettaglio. Nell'ultimo episodio siamo andati a potenziare la macchina da guerra dal livello 1 al livello 5 e ci ha cambiato completamente la storia proprio del villaggio, perché a livello 5 diventa veramente allucinante. Purtroppo non possiamo già portarla al 6 perché bisogna avere la sala del costruttore a livello 6, e proprio per quello vi stavo proponendo prima di una nuova serie con la sala del costruttore a livello 6. Non lo so, dipende da voi, lasciate un bel mi piace. Comunque raga, prima di andare a fare il bottino, questa volta facciamo uno strappo alla regola perché abbiamo già parecchio oro e possiamo già andare a fare un cannone, un doppio cannone di livello 5 e subito andarlo a gemmare. Quindi raga, andiamo subito a farci questo doppio cannone a livello 5 e andiamo ora a cercare un avversario e partiamo subito a bomba. Comunque raga, se vi siete persi tutti gli episodi precedenti, vi lascio la playlist qui in alto a destra nelle schede, mi raccomando raga. E abbiamo beccato subito uno con lo stesso villaggio che beccavamo sempre nell'episodio scorso. Sempre questo villaggio, ragazzi, ormai è un continuo, è un continuo veramente, raga. Andiamo col solito bombarolo per far fuori un pochettino lì le mura. Probabilmente andrò con i giganti. No, forse faremo un pochettino fuori quella roba lì, magari con la macchina da guerra, per poi poter mettere anche altri bombaroli. Mi spiego meglio. Metto due bombaroli qui e qui, così il prossimo che metterò andrà sulla miniera di gemme, teoricamente. E questo permetterà al bombarolo di prendere le mura, teoricamente, tutto in linea teorica. Quindi mettiamo un gigante qui che distrae un pochettino il tutto. Mettiamo il bombarolo non appena il mortaio finisce di colpire. Ti prego, prendi anche il muro. No, di pochissimo non ha preso il muro, ragazzi. Andiamo con la macchina da guerra a questo punto, andiamo a mettere tutto. Ok, adesso l'ha preso e possiamo entrare. Utilizziamo il potere della macchina da guerra. Quei giganti purtroppo li abbiamo sprecati, però era giusto per distrarre il tutto, utilizzare al meglio i bombaroli. E direi che questo qui è un bel attacco. Questo qui è un buon attacco. Dai che riesco a riutilizzare il potere. No, per pochissimo. Era presa la sala del costruttore, era presa se fossi riuscito ad utilizzare un'altra volta il potere, raga. Andate sulla sala del costruttore, arcieri miei, andate sulla sala del costruttore, mettiamone un altro. Andate sulla sala, raga, andate sulla sala, fatela fuori, dai, dai che facciamo 2 stelle, benissimo. Però fossi riuscito ad utilizzare lì il potere della macchina da guerra, sarebbe stato un attacco ancora più devastante. Secondo me al 60% ci arrivavamo facile. Purtroppo lì il calorifero ci fa veramente tanti danni. Comunque buon attacco, ci siamo scaldati bene contro un villaggio che aveva più difese di noi, però aveva, diciamo, la macchina da guerra molto più scarsa, quindi aveva più difese ma aveva un esercito un po' più scarso del nostro. Comunque vittoria abbastanza schiacciante, perché noi 2 stelle, loro 0, lui 0 anzi. Andiamo ad attivare la torre dell'orologio e leviamo questo alberello lì che lì dà fastidio. Ok raga, secondo attacco, vediamo un attimino come attaccare questo tizio qui. Direi da quest'altro lato, anche se però di qua c'ha sia lo spaccatutto che il mortaio. Non saprei, ragazzi, non saprei. Allora, facciamo così, va? Allora, vediamo qui le trappole che ha. Facciamo un po' fuori questa robetta qui con i barbari ad un buon livello. Mettiamo un ultimo arciere lì per vedere che se riesce a far fuori la caserma. Dopodiché il barbaro lì fa scattare le trappole, perfetto. E direi che adesso possiamo mettere 2 giganti con una macchina da guerra che però va lì fuori purtroppo. Dai macchina da guerra, fatemi fuori quel dannatissimo spaccatutto. Entriamo anche con i giganti adesso. Ma mi fate fuori lo spaccatutto!
Ma non è possibile! No, 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 no! No, 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 e di nuovo per un secondo non siamo riusciti ad utilizzare il potere della macchina da guerra. Niente, ormai sta diventando una costante questa cosa che mi muore sempre un secondo prima di poter riutilizzare il potere. Lì, però, raga, ci ha penalizzato troppo il fatto che nessuno è andato sullo spaccatutto. Cioè, io volevo andare solo sullo spaccatutto e nessuno ci è andato. Quello ci ha penalizzato tantissimo. Ora, speriamo che questo arciere non viene colpito da nessuno. Ok, dai, che non ci arriva nessuno, neanche il cannone. No, cioè, spiegatemi come fa il cannone da lì e non ci arriva la Tesla. Vabbè, ci abbiamo i barbari, ma neanche una stella faremo. Peccato. E infatti abbiamo perso proprio malissimo, malissimo, malissimo. Lui con tutti gli sgherri, vabbè. Purtroppo un attacco brutto, 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 brutto. Ora ha il mortaio in costruzione. E lì però c'è il calorifero. Boh, io proverei la mia solita strategia, ragazzi. Con i bombaroli, vabbè, ormai la conoscete meglio di me. Andiamo con tutti gli arcieri qui intorno. Andiamo anche con una macchina da guerra per far fuori questa roba qui. Vai, spacca muro. No, attacchi da troppo lontano, non farai mai fuori le mura. E infatti non le hai fatte fuori. Vai col potere della macchina da guerra. Attenzione, lì ha spaccato tutto. Se entravi in macchina da guerra non facevi nessun danno, anzi, era molto meglio. Va bene, però siamo entrati con tutti questi arcieri, quindi va bene lo stesso. Purtroppo lì la macchina da guerra andrà incontro agli spaccatutto e gli arcieri non faranno in tempo a farli fuori prima che arrivi lei. Però vabbè, comunque le due stelle dovremmo riuscire a farle. Qui purtroppo la macchina da guerra morirà. Se avesse seguito gli arcieri qualcosa di meglio sicuramente la potevamo tirar fuori. Però vabbè, comunque è stato un buon attacco. Lui aveva due spaccatutti, c'è due spaccatutto, c'era anche il calorifero. Quindi però va bene così, va bene, va bene. Ok, siamo arrivati al 68%, quindi ripeto, non male, anzi un buon attacco direi. Ovviamente dipende tutto da quanto ha fatto il nostro avversario, perché ovviamente sta ancora attaccando, quindi probabilmente ha fatto anche di più. No, 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 assolutamente no, anzi noi abbiamo fatto molto meglio. Anche lui comunque ci ha fatto buona percentuale, ci ha attaccato tutto intorno. Però qui la macchina da guerra adesso andrà anche incontro allo spaccatutto. Non credo faccia più di tanto di danno. Al 2 non ha neanche ancora il potere. Quindi, raga, tranquillissimo proprio. Ok, ci portiamo a casa anche quest'altra vittoria. Andiamo a fare l'ultima partita di questo bottino. Speriamo di vincerla. E poi iniziamo a potenziare qualcosina. Ok, di nuovo questo villaggio qui. Cioè, raga, seriamente, io non ce la faccio più ad attaccare questo villaggio qui. Sempre questo c'hanno. Basta, cioè, un po' di fantasia, ragazzi. Non lo so. Comunque, quel bombarolo lì inizia a spaccare come al solito. Ok, ora mettiamone un altro qui. Vai, fai fuori tutte le mura. Ora lì è rimasto un muretto, mannaggia la miseria. Dai, facci fuori anche quel muretto, ti prego, perché se no è un casino. Vai, ok, perfetto. Mettiamone un ultimo qui e poi andiamo già con tutti gli arcieretti belli intorno. Andiamo con il bombarolo qui. Andiamo anche con la macchina da guerra. Vai che fai fuori anche le mura. Dai, bombarolo, che puoi fare fuori anche le mura. Ti prego, troppo tardi, troppo, troppo, troppo tardi. Dai, però, arcieri, almeno entrate. Almeno voi potete entrare. Fatemi fuori quel mortaio. Ok, siamo entrati con gli arcieri, ma probabilmente sono pochi. Però ritorna anche la macchina da guerra per far fuori il suo arciere. Quell'avversario. Quindi anche questo qui non male come attacco, perché teoricamente 2 stelle dovremmo riuscire a farle. Ora mi tengo quest'ultimo arciere per fare un po' di percentuale intorno. Però teoricamente dovrebbero bastare anche questi che sono entrati. Niente, sempre di poco non riesco ad utilizzare un'altra volta il potere della macchina da guerra. Con questo arciere riuscirò a far ben poco, ragazzi. Però quella torre dell'arciere ha pochissimo di vita, quindi teoricamente dovremmo riuscire a prenderla. Teoricamente, mamma mia, raga, ripeto ancora una volta, tenete d'occhio quanto c'hanno di difesa le varie strutture perché può tornarvi utile. Ora, non è stato un ottimo attacco, però buona percentuale con 2 stelle l'abbiamo fatta e quindi alla fine abbiamo vinto. Lui ha fatto più percentuale, ma non ci ha preso la sala del costruttore. Ok, ragazzi, allora direi di iniziare dal nostro carissimo laboratorio, dove andremo a migliorare il cannone a rotelle, che possiamo continuare a potenziare. Quest'oggi lo porteremo fino al massimo se ci riusciamo. E magari, non so, lo proviamo anche, non lo so, raga, perché non so se mi conviene adesso potenziare qualche altra difesa dopo. Allora, aspettate, ragioniamocela un attimo. Adesso a me conviene utilizzare queste gemme per farmi altro bottino, come al solito, e poi andare a vedere, dopo che abbiamo fatto un'altra volta il bottino, cosa andare a potenziare. Quindi abbiamo tutto, andiamo a riattaccare dunque, non ci sono difese in costruzione, spero.
Un'altra volta un'altra sala del costruttore a livello 6, però che non è niente di che. Ha tra l'altro anche il calorifero, quindi andiamo un attimino a cambiare. Forse qui, no, neanche qui cuccioli di drago, raga. Andiamo con i giganti. Anzi, raga, proviamo sto cannone a rotelle. Io non so usarlo, non l'ho mai utilizzato, non ho neanche mai visto video in cui lo vanno ad utilizzare. Allora, ok, lui già ha finito l'attacco, tra l'altro. Ah, ok, non ha obiettivi. Neanche sta cosa sapevo, raga, se avesse o no obiettivi. Ok, andiamo anche con l'ultimo gigante. Mettiamo anche un altro cannone a rotelle. Non lo so, raga, ripeto, non lo so utilizzare. L'ho provato perché non sapevo come attaccare sto villaggio. Vediamo un po' che cosa riusciamo a tirar fuori. Ok, intanto quello lì sta distruggendo dall'altra parte. Vediamo quanta difesa c'ha. Vediamo quanta difesa c'ha, ma teoricamente poca. Riutilizziamo il potere della macchina guerra. Sì, c'ha poca difesa, ma c'ha un buon attacco. Ecco. Ok, sta attaccando. Perfetto, l'ha fatto fuori. Ma l'hanno tipo distrutto e lui è rimasto lì fermo. No, raga, devo andarmi a leggere che cosa fa sto cannone a rotelle, perché non so veramente di che cosa stiamo parlando, assolutamente. Intanto, alla fine abbiamo fatto buonissima percentuale. Lui è da un po' che ci sta guardando, quindi teoricamente non ha fatto bene. Vabbè, quell'arciere, raga, tanto poi verrebbe attaccato, quindi niente di che. 77% con 2 stelle, con un esercito che non ho mai usato, quindi buono così, abbiamo vinto. E questo cannone a rotelle mi gusta, ragazzi, mi gusta tantissimo. Voglio vedere un po' che cosa fa. Ah, ok, c'è una sorta di barriera, cioè quando muore continua ad attaccare senza rotelle, però poi rimane fermo. Benissimo, se non ci avesse avuto questo potere, tra virgolette, non avrebbe mai fatto fuori quella serie del costruttore. Raga, io dopo questo bottino me lo porto anche al 10, se ci riusciamo. Però prima facciamo il bottino perché non vorrei sprecare troppe gemme. Comunque, anche se sono tante, voglio gestirle al meglio. Quindi buono così, ragazzi. Non sapevo questa cosa del cannone a rotelle, altrimenti lo avrei utilizzato da tempo. Cioè, già stavo utilizzando solo quello. Allora, a sto punto lo andrei a riutilizzare quasi quasi. Lì c'ha lo spacca tutto a migliorare. Però purtroppo da quel lato c'ha il calorifero. Vabbè, ragazzi, dobbiamo superare questa paura del calorifero. Quindi, no, anziché che il bombarolo, ci riesce da solo il Baby Dragon a far fuori quel calorifero? Sto attaccando con un esercito bruttissimo, raga. Lo so perfettamente. Però, ok, bene così. Bene così, bene, bene, bene così. Vediamo se io adesso mettessi un gigante qui, va sulle mura. Ok, lo spintone non ci spaventa per niente, ragazzuoli. Andiamo a sto punto anche con la macchina da guerra. Andiamo con un cannone a rotelle. Mettiamogli un pochettino di robetta dietro. Andiamo subito con il potere del... Sì, stavo per dire il gran sorvegliante. Però vabbè, della macchina da guerra. Andiamo con l'ultimo Baby Dragon. Mettiamo un altro cannone a rotelle qui dietro. Mettiamo anche qualche altro arcieretto sempre dietro. Vai macchina da guerra, facci sognare. Facci sognare macchina da guerra. Vai cannone a rotelle che è andato sulla sala del costruttore, benissimo, sì, il Baby Dragon lì ha distrutto. Questo attacco molto strano perché un esercito particolarissimo è venuto qualcosa di bello. Mi è piaciuto, questo attacco mi è piaciuto tantissimo. Non so perché, non so perché, però mi è venuto bene e mi è piaciuto. Bene così, tanto adesso ragazzi abbiamo altri 2 arcieri per fare altra percentuale, che direi di andarci a fare qui e qui. Forse sulla miniera di gemme, che teoricamente dovrebbe riuscire a prenderla, e anche lì il deposito. Bene, bene, bene. Ottimo attacco. Ovviamente dipende tutto dal nostro avversario, raga, perché è possibile che lui ha attaccato molto meglio, ha fatto di più. Invece no. Però comunque ha fatto un buon attacco, perché il 71% con solo arcieri e macchina guerra è riuscito a farlo, quindi complimenti a lui. Speriamo di fare immediatamente anche il terzo attacco, così ci sbrighiamo e vediamo come utilizzare al meglio le gemme. Ora, qui altro villaggetto abbastanza particolare. Come attaccarlo? Voglio provare una pazzia, ragazzi. Senza arcieri da questo lato. Vediamo un attimo che cosa succede. Allora, buttiamo subito qualche gigante qui. Andiamo anche con la macchina da guerra e andiamo con i cannoni a rotelle. Stiamo senza arcieri. No, non girare, macchina da guerra, non girare. Era fondamentale che andavi al centro. No. Ok, no, dai, stavi rigirando al centro. Vabbè, ci ha un po' trollato sta macchina da guerra. Abbiamo... dove sta l'altro cannone? Ma che, già ci hanno fatto fuori un cannone? No, raga, presa male. Questo attacco brutto questo attacco, ma più che altro perché ci hanno fatto subito fuori un cannone a rotelle. Presa male. Intanto i bombaroli, ripeto, una delle truppe più inutili della storia. Forse lo spacca tutto, riesce a prenderlo. Vai così, vai così, vai. No, peccato.
Peccato, comunque una stella siamo riusciti a farla. Volevo provare una cosa alternativa, ragazzi. Qua il bombarolo, tra l'altro, dai, facci felice. No, purtroppo no. E infatti abbiamo perso. Lui ci ha fatto davvero un bel attacco. Però vabbè, qui raga ho provato un esercito che non stava né in cielo né in terra per quel villaggio. Però ci ho voluto provare, diciamo così. Ok, altro villaggetto particolare. Qui proverei una cosa del genere. Tanto, ok, i giganti vanno sulle mura, perfetto. Mettiamo un po' di arcieretti dietro, un po' così. Utilizziamo anche subito il potere. Mettiamo un cannone a rotelle, mettiamo altri due giganti, un altro arcieretto qui dietro e siamo entrati decentemente. Siamo entrati decentemente, se mi fanno fuori quello spaccatutto è ancora meglio, perfetto così. Andatemi a prendere il mortaio, vi prego ragazzi miei, andatemi a prendere il mortaio e soprattutto il calorifero che me lo stavo dimenticando ma l'avevo visto. Dai dai macchina da guerra, fammi fuori anche il calorifero, ricarica di potere, ricarica di potere. Dai che ci riesci, dai che ci riesci. Vai così, perfetto, perfetto, se ci prendi anche a sale il costruttore sei un fenomeno. Vai, 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 dai un altro colpo, dai, 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 ci abbiamo i cannoni a rotelle. Andate sul andate sulla sale del costruttore, vai, no, no, stai sulla sale del costruttore, stavi sulla sale del costruttore, ma che mi prendi in giro? Quello va sull'accampamento. No raga, ma stava sulla sala del costruttore, poi è andato ad attaccare l'accampamento. No raga, qui erano due stelle però. Vediamo lui quanto ha fatto. Lui due ce l'ha fatte. No raga, no, non ci credo. Avremmo vinto, avremmo vinto. Qui avevo fatto un buon attacco. Di nuovo il calorifero, sempre il calorifero. Allora raga, qui leviamo un attimino il cannone a rotelle. Poi lo portiamo al 10 comunque ragazzi, che è tanta roba. E lo proverei ad attaccare da quest'altro lato, tipo con un bombarolo qui. Due giganti che mi vanno su quel cannone, la macchina da guerra, un po' di arcieri. Purtroppo i bombaroli sono scemi e lo sappiamo perfettamente. Dai su su su, ma entrate, entrate bombaroli, andate a distruggere le mura quelle che contano. Andate a distruggere le mura quelle che contano, non lì che qua ci stiamo prendendo le peggio pizze. Mannaggia la miseria, ha girato tutto. Sti bombaroli, comunque se fissassero questo bug, perché secondo me è un bug dei bombaroli, cioè non è possibile che vanno sulle mura che non servono veramente a niente. Se migliorassero questa cosa come è sul villaggio principale, che attaccano quelle mura che hanno un senso, sarebbero una truppa fondamentale per ogni attacco a mio parere. Il problema è che finché hanno sto problema qui, che veramente li rende quasi inutili, sono inutili. Comunque due stelle le abbiamo fatte grazie alla macchina da guerra e a sti bombaroli che nella loro inutilità hanno fatto un botto di percentuale. Lui già ci sta guardando da un po', quindi teoricamente non ha fatto un buon attacco. Speriamo bene. Oh, vittoria, alleluia. E adesso direi di andare a gemmare questo cannone, insomma, a rotelle. Lo lasciamo, tanto inutile andarla a rigemmare perché non riattacchiamo subito. Abbiamo invece ancora 2100 gemme con un bel po' di oro. Quindi con l'oro probabilmente andiamo sia a fare il multimortaio. Lo andiamo a gemmare subito e poi gemmiamo qualcos'altro, direi di sì. Ok, tra l'altro lo possiamo portare anche a livello 5. Però a questo punto farei più che altro il posto di guardia. Perfetto, abbiamo sforato solo di 300 gemme questa volta e ci sta. E niente raga, spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel mi piace, mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto. E soprattutto continuate a seguire questa serie perché ci sono altri 4 episodi. E soprattutto se vedo grossissimo supporto ancora a questa serie, ne porterò un'altra uguale per la sala del costruttore a livello 6. Dai raga con i mi piace e con le condivisioni. Vi ripeto, se vi siete persi l'episodio precedente è stato fantastico perché abbiamo gemmato la macchina da guerra da livello 1 a livello 5. Quindi io ve lo consiglio fortemente. Vi lascio il link in descrizione o comunque lo trovate qui in alto. Adesso nelle schede, per me è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao raga.